Voi non lo sapete, ma c'è un mio caro, caro, caro amico che segue con assiduità i miei video e me li commenta ogni giorno al telefono quando ci vediamo al bar per il caffè, che praticamente ogni tanto mi regala di proposito dei libri che sa che mi faranno cagare. Mi regala di solito la versione digitale, no? Ogni tanto anche il cartaceo, se non c'è il digitale. Pochi giorni fa, forse una settimana, 8 giorni fa, mi ha detto: guarda, ti devo regalare questo libro. Sono convinto che ti farà diventare una bestia. Ti do un suggerimento. Tira fuori una rubrica. Libri da sconsigliare o libri sconsigliati. Fai come ti pare. Libri da buttare nel cesso. Vedi te, ma apri una rubrica con tutta la merda che ti ho regalato. E io, ragazzi, dopo che ho letto il libro di cui parleremo oggi, non ho potuto fare a meno, ho tirato fuori questa nuova rubrica. Antefatto, a me i Maneskin non stanno sul cazzo. Il singolo di Sanremo mi piaciucchia pure. Li trovo la versione di plastica dei miti degli anni 70, ok? Provano a emulare quella stravaganza sessuale della fusce, la glam. Uno dei loro pezzi più famosi è una cover, però diciamo piacciono specialmente agli americani, d'accordo? E piaccia soprattutto a chi non conosce la storia del rock e ama la pop music. Diciamo che loro sono rock come Vasco, cioè non sono rock, però diciamo per i media così è. Ma fino a quando sono italiani, romani e fanno successo nel mondo, antipatici non mi stanno, le loro canzoni se non le sento più di una volta le posso pure tollerare, va bene così. Ma quando arriva a invadere il mondo della cultura la fidanzatina del cantante dei Maneskin, ovvero Giorgia Soleri, con un libro di poesie, e bella un po' le antenne si alzano. Ok, questo mio amico mi ha regalato giusto appunto La signora nessuno di Giorgia Soleri, di cui non sapevo un cazzo, ho scoperto tutto in queste ultime ore. Influencer, e già che fa l'influencer, già per me, parere personalissimo proprio, come tutto quel circuito di influencer, cioè donne che nella vita non fanno un cazzo, cioè, fondamentalmente. Pareri personalissimi e discutibilissimi, non voglio offendere nessuno. Femminista, figurati! Vabbè, lasciamo stare, perché io poi dovete capire che nei confronti delle femministe ho un problema, capito? Non che io sia un maschilista, lo stesso discorso vale per i maschilisti, ma visto che parliamo di femministe, diciamolo, non riesco a comunicarci. Il mio livello intellettuale sotto una certa soglia proprio si blocca, non ci arriva, perciò non le capisco quando dico le loro stronzate, ok? E poi, poetessa! Io vi ho già detto in occasione della recensione o del commentino della raccolta di poesie del premio Pulitzer di Anseuse, la ragazza dalle quattro gambe, non esattamente la signora nessuno, io non sono un grande amante della poesia, specialmente dei poeti italiani, perché li trovo tutti, bene o male, incapaci e autoreferenziali, privi di spirito anticivile. Ok? Uno dei miei riferimenti più alti è Thomas Eliot, amo Pound, amo la poesia, ovviamente, del mio stramatissimo Edgar Allan Poe, troppi ne avrei da citare, non ultimo l'ha già menzionata Seuss. Ma secondo voi, come cazzo possono essere le poesie dell'influencer femminista fidanzatina del cantante di Maneskin? Che forse è la cosa migliore tra le tre. Io ritengo, per parere personalissimo, che questo libro, anche se è digitale, questa raccolta sia veramente uno schiaffo a tutti quei poeti capacissimi, e ne conosco non pochi, che non riescono a trovare uno sbocco editoriale. A parte che classe 1986, milanese di nascita, ti da specificarlo, vivi a Roma, modella non lo so perché non mi sembra molto altro, modella, fotografa, Oliviero Toscani, gli fa una seca questa se si definisce con tanta attitudine fotografa, attivista di cosa non si sa, scrive versi da sempre e da sempre, cara Giorgia, hai sprecato il tuo tempo. Ma andiamo avanti. Ciao, grazie per aver acquistato questo libro, cioè ti ringrazia pure. Vi voglio leggere giusto qualche verso
proprio i punti più alti dell'espressività della signora o signorina Soleri, che proprio veramente mi stavano portando a buttarmi dal balcone, per quanto personalmente, siamo ancora in democrazia, cara femminista, si può dire, mi fanno mascolinamente cagare, ok? Dico mascolinamente perché noi uomini di solito siamo molto seduti sulla tazza del cesso, perciò una gran cacata. Amarti è un lungo bagno nel mare che mai sazio torneva, corrode e nasconde senza rivelarsi mai. Ed io, che sono solo, sola, sirena, salpata, ora navigo persa, perduta. Coleridge? A Soleri probabilmente manco sa chi è Samuel Coleridge. The Rime of the Ancient Mariner dell'influenza si è spiaggiata, tipo travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. A parte la pochezza della prosa, ma sentite pure la povertà, queste rime proprio puerili, da terza elementare. Questo, ed io che sono solo, sola, sirena salpata, ora navigo persa, perduta. Ma questo, all'asilo si scrive queste cose. Queste sono le poesie del primo che si mette là e scrive due parole a versi. Dov'è lo spirito anticivile? Dov'è l'anima? Dov'è l'irruenza? Dov'è la violenza della poesia? Anche la violenza, tra virgolette, leopardiana, della disperazione, dell'amore. Dov'è l'eleganza? Dov'è il romanticismo? Dov'è l'armonia? E dov'è la dissonanza? Niente. Sono tutte frasi così. Torno a casa e svuoto le tasche dei tuoi occhi. Delle impronte che mi lasci, delle parole che non dico, rimango solo ossa e pelle bagnata, come panni stesi al sole di dicembre. Che vuol dire? Che è? Che roba è? E Fabio Volo, rispetto a questa autrice, Fabio Volo è Oscar Wilde. Io non dico che è trash. Io dico che è un libro scritto da una persona che non dovrebbe scrivere, o almeno non dovrebbe dedicarsi alla poesia, o almeno dovrebbe sposarsi il cantante dei Maneskin, fare figli e pensare a educare la sua prole non alla poesia. Sconsigliato anche come mix di rime per far addormentare i vostri bambini, che probabilmente ascoltando questi versi vi tireranno un bastone di plastica su per il culo. E pensate, in ebook, il povero mio amico che mi ha regalato, costa 9 pimpi, cioè 9 euro per le poesie della Soleri, che non è una poeta. E io ci sono andato piano, figuratevi cosa avrebbe potuto dire uno come Edgar Allan Poe. Per il resto che dire, tanti like, tante iscrizioni, sotto la mail per iscriversi, sotto i link di Creepybooks, pagina Facebook, blog. Questo è stato un video estemporaneo per far vedere la nuova rubrica che partirà ufficialmente da settembre. Un bacione a Pippo, poet mancato Pontis, e noi ci vediamo alla prossima per l'ultimo video.